Ben ritrovati nella mia umile dimora, bentornati sul mio canale, bentornati con un format legato alle pagelle, bentornati nell'analisi di Juventus-Roma. Come state? Spero che sia andata tutto bene la vostra mattinata. Adesso vi riposate in pausa pranzo e poi vi ricaricate con questo video per cercare di affrontare il pomeriggio. Dobbiamo analizzare uno 0-0, un pareggio a reti bianche. Un'altra partita in cui la Juventus di Thiago Motta non ha subito gol, questa è assolutamente la notizia più positiva di tutte, perché effettivamente la Juve in questo momento con 7 punti, 6 gol fatti e 0 subiti è la migliore difesa della Serie A. Andiamo subito ad analizzare le prestazioni dei singoli, partendo dall'allenatore Thiago Motta. La prima insufficienza, niente di grave, un 5,5, non stiamo parlando di una bocciatura di chissà quale livello. Io su Thiago Motta ho già parlato per descrivere il momento generale della Juventus nel video di questa mattina, ve lo lascio qui sopra nelle schede, poi vedrete che ci sarà anche una schermata finale nella quale andremo a ripercorrere, a parlare di questo contenuto. Io ho già visto troppe persone che sono andate completamente fuori di testa per un pari della Juve contro la Roma, completamente fuori di testa. Thiago Motta sicuramente ieri sera non ci ha regalato la partita più spettacolare del mondo, una partita che nella Juve e nella Roma bene o male hanno rischiato di vincere, ci sono state veramente poche occasioni, è stata una partita molto tattica tra Thiago Motta e De Rossi. Thiago Motta che poi ha buttato dentro l'arsenale offensivo, probabilmente sulla formazione iniziale avrebbe potuto usare un po' di più, ma non solo negli uomini, attenzione, anche nel modo di interpretare la partita, con un po' meno calma, essere un po' meno cauti nei primi minuti. Secondo me questa poteva essere una strada. Ad ogni modo, 5,5, ma niente di gravemente insufficiente. Portiere Di Gregorio senza voto, e già qua ci rendiamo conto di quanto può essere stata, tra virgolette, noiosa la partita, perché l'uomo Digre non ha avuto necessità di fare chissà quali tipi di interventi. Le occasioni della Roma sono state occasioni estemporanee, così come quelle della Juve, tant'è che la seconda partita consecutiva in cui Di Gregorio non deve neanche sporcarsi i guanti, forse terza, forse terza, forse anche col Como non avevo dato il voto. Con l'Hellas sicuramente, col Como non mi ricordo. Siamo tra le due e le tre partite consecutive in cui il portiere non deve parare. E già questo è un ottimo, già questa è un'ottima notizia. Savona, voto 6. Un po' più timido rispetto alla partita dell'Hellas Verona, di Verona, ma credo che sia stata una necessità, cioè proprio una richiesta di Thiago Motta, che tante volte lo guidava, soprattutto nel primo tempo quando ce l'aveva lì vicino a lui. Savona non ha fatto il terzino che andava in sovrapposizione, come avevamo visto nel secondo tempo col Como o nella partita appunto in trasferta, ha fatto letteralmente il terzino bloccato. Quindi questa volontà di Thiago Motta di dare un po' di copertura, soprattutto sulla posizione in cui orbitava Saelemaekers, giocatore che conosce molto molto bene, però Savona credo che non abbia sfigurato nemmeno quando poi in quella posizione è entrato Zalewski. Dal punto di vista difensivo Savona penso sia stato molto bravo, sulla spinta c'è da migliorare, ma credo, ripeto, che sia stata proprio una richiesta dell'allenatore non andare a fare questo tipo di prestazione. Gatti 7,5. Io qui veramente gli faccio così, come sta facendo lui, glielo faccio anch'io, perché la prestazione di Gatti è di altissimo livello, di altissimo livello. Ragazzi, è il migliore in campo. Gli ho dato 7,5. Gli ho voluto dare un mezzo voto in più perché è un po' esagerato, 7,5 indubbiamente. 7 poteva già essere la valutazione giusta, ma io quest'anno ho deciso di premiare i giocatori con delle valutazioni un po' più elevate quando li vedrò fare qualcosa di spettacolare. E ieri sera Gatti per me ha fatto qualcosa davvero di spettacolare, perché ha completamente annullato Dobrić, certo, ma la personalità con cui ha giocato è stata veramente da capitano della Juventus. Io non so se è la fascia che ha responsabilizzato ulteriormente Gatti, ma queste prime apparizioni, con ieri sera che è veramente il culmine, mi fanno dire che bel giocatore è diventato Federico Gatti da quando è arrivato alla Juventus. Che evoluzione pazzesca ha fatto in questi 2 anni completati alla Juve e in questo inizio di pre-season. Cioè, veramente, ieri sera mi ha ricordato Chiellini per diverse sgroppate che faceva. Le faceva solo dalla parte opposta, Chiellini faceva a sinistra e lui a destra. E poi la personalità, veramente, con cui ha gestito il duello individuale con l'avversario è stata allucinante. Quindi molto molto bene Federico Gatti, si capisce perché non sta giocando Danilo in questo momento, assolutamente sì. Bremer voto 6,5, perché se Di Gregorio non para, non ha bisogno di parare, perché la difesa comunque copre bene.
E quindi se Gatti ha fatto un'ottima partita, se Savona in fase difensiva è stato attento, non possiamo fare altro che esaltare anche la partita di Bremer, che in questo momento secondo me Bremer sta passando anche un po' sott'occhio, perché davvero funziona talmente bene la fase di non possesso della Juve che i difensori nella partita di ieri sono stati semplicemente dentro a quella che era la struttura di Thiago Motta. Con Gatti che, ripeto, secondo me si è esaltato anche oltre il difensore. Però Bremer non ha fatto chissà quale tipo di partita appariscente, eppure è stato molto solido. È mancato secondo me semplicemente la velocità nel giro palla da dietro. Questa è una cosa che devo sottolineare, ma dettata anche dal fatto che non abbiamo riempito bene gli spazi. Il fatto che Savona rimanesse a fare il quarto difensore andava proprio in questa direzione, cioè avere un uomo in più sulla linea difensiva piuttosto che un uomo in più davanti dove poteva svilupparsi il possesso della palla. Ad ogni modo, Bremer 6,5, Gatti 7,5. Cabal voto 6, è stato sostituito a fine primo tempo. Ci sono rimasto male perché pensavo che togliesse Savona in quella situazione, perché ripeto, non è stato sfruttato secondo me nelle sue qualità migliori Savona, che è un giocatore che deve andare, deve spingere. Cabal aveva fatto 2-3 ottime chiusure perfette di testa alla fine del primo tempo e sono quelle che portano il voto a 6, perché per il resto invece è stato abbastanza invisibile, un giocatore che non abbiamo visto completamente all'interno della partita di ieri. Però quelle 2-3 svettate di testa difensive secondo me sono state necessarie, sufficienti per arrivare alla sufficienza, un giocatore che ha giocato soltanto un tempo. Locatelli voto 6,5. Io credo che sia stato uno dei migliori in campo per la Juve Locatelli ieri sera, insieme a Bremer. Credo che sia stato uno dei migliori in campo dopo Gatti, perché io lo so che tanti ormai hanno in testa Locatelli è quello che ha fatto le stagioni precedenti, quindi è scarso. Cioè, per tanti tifosi questo è il ragionamento. Prendetela come volete, va benissimo, non è un problema. La richiesta che vi faccio, dato che adesso abbiamo una settimana libera dal calcio, dei club, ci saranno le nazionali, una richiesta che vi faccio è: riguardatevi le 3 partite di Locatelli di questo inizio di stagione. Cioè, 2 volte su 2, come la Sverona, il gol nasce da un anticipo di Locatelli. 2 volte su 2, l'1-0. Un anticipo in avanti. Nella partita di ieri sera era il giocatore che andava sempre ad aiutare i compagni. È il giocatore che andava sempre a recuperare il pallone. Se mi dite, sì, però quando fa la sventagliata sbaglia, certo, non è il suo ruolo. Locatelli non è un regista. Locatelli non è un regista. È un mediano. È un mediano che però è anche molto intelligente nell'aiutare il compagno. È sempre il giocatore che va a dare lo scarico al compagno. È il giocatore che va anche a prendersi una determinata posizione in campo. Anche ieri l'abbiamo visto in costruzione come quasi braccetto di sinistra. E poi c'è un paio di palloni deliziosi come di Locatelli. Quando li gioca palla a terra lui ce la fa. Quando l'alza fa fatica, ma quando gioca palla a terra lui ce la fa. Il pallone nell'azione secondo me migliore della Juventus, che arriva con Manners, che di prima da Vlahovic, dove poi Vlahovic sbaglia perché non serve con Seisao e si va a strozzare il tiro nel secondo tempo là in fondo. Il pallone da Locatelli, è un passaggio di prima in verticale pulito sui piedi del compagno. Locatelli per me è stato il migliore in campo insieme a Bremer dopo Gatti nei giocatori titolari. E lo so che sono dichiarazioni forti, lo so che per tanti sono un popular opinion, perché ormai Locatelli l'hanno già inquadrato nei giocatori scarsi. Per me Locatelli sta facendo un ottimo inizio di stagione, ma veramente ottimo. Fagioli voto 5. Invece Fagioli ha fatto una brutta partita per me, condizionato dal giallo sì, e poi troppo fuori dal gioco. Cioè la Juventus ieri aveva questo possesso palla sterile in orizzontale e lì serviva la personalità di un giocatore di qualità come Fagioli a centrocampo, che andava a prendersi la palla, andava a ripulirla, andava a smistarla. Secondo me questo è mancato e non mi è piaciuta purtroppo la prestazione di Nicolò. Voto 5. Così come 5 anche Cambiaso. Vedete come stiamo iniziando a calare. Siamo partiti da il portiere che non ha il voto, i difensori che si sono esaltati nel difendere il portiere, i terzini che sono stati un po' così, il centrocampista più difensivo che ha fatto una buona prestazione, poi quando andiamo ad alzarci, cioè il giocatore più qualitativo del centrocampo che deve prendere in mano la squadra, oppure gli esterni, oltre ai quartisti e attaccanti, iniziamo a calare con i voti. Cambiaso voto 5, molto molto disordinato Cambiaso, secondo me ieri non è riuscito a trovare la posizione ideale, ed è strano perché uno come lui invece gira spesso e volentieri sul campo. È ovvio che
se poi Savona rimane piantato, piazzato come terzino destro di copertura, quello spazio che Cambiaso va a prendersi non lo andiamo a sfruttare. Quindi è logico che se manca proprio il movimento senza palla, il movimento negli spazi, ma quella è stata davvero una richiesta di Thiago Motta, dopo non può girare la macchina, l'impianto non può funzionare. Cambiaso voto 5. 5 anche a Bangula, che ha fatto una bella azione, velocità con Yıldız nel primo tempo, lì sulla sinistra, dove poi Yıldız va a mettere la palla a Vlahović che viene smangiucchiata, però troppo poco, troppo fuori dalla partita. È un giocatore molto bravo nel girarsi, quando riceve palla a spalla alla porta riesce a sgusciare via come un'anguilla, ma per il resto troppo poco. La peggior prestazione di Bangula da quando è entrato nelle rotazioni di questa Juventus, ma il ragazzo è forte e si farà. Yıldız, voto 5. Brutta prestazione di Yıldız, fuori dal gioco completamente, e secondo me quelle poche volte che è entrato dentro il gioco ieri sera ha sbagliato tutte le giocate, o comunque ha sbagliato le idee delle giocate. Quindi non la migliore prestazione di Yıldız, anzi non siamo neanche lontanamente vicini allo standard di prestazione al quale ci ha abituato, e quindi si becca un'insufficienza, ma ieri l'attacco non ha girato bene, non siamo stati bravi in zona gol per niente, e quindi ovviamente anche un giocatore che gioca in quella posizione non può fare bella figura. Poi Yıldız secondo me è andato un po' meglio quando è stato messo sulla sinistra, quando è entrato con Manners nel secondo tempo. Nel primo un po' troppo spaesato, a volte a destra, largo, fuori, completamente fuori dalla manovra. E ora con Commanders invece dovrà cercare di adattarsi a questo nuovo ruolo di ala sinistra. Vlahović voto 4,5. Voglio andare giù pesante perché non solo non ho visto il miglior Vlahović, non ho visto il miglior atteggiamento da parte di Vlahović. Cioè Vlahović è quel giocatore che quando l'anno scorso Ken sbagliava i gol facili andava lì, lo caricava, diceva dai non succede niente, adesso lo facciamo. Non il giocatore che guarda per terra. Cioè se Vlahović mi guarda per terra, Vlahović è nullo, perché Vlahović è un giocatore terribilmente emozionale. Se Vlahović non si carica, non si esalta da solo, non cerca di trovare le motivazioni in se stesso, abbiamo finito. Non so perché lui abbia questi limiti mentali, perché potrebbe fare decisamente meglio. Si intestardisce, non giocava la palla con i compagni, prendeva, partiva lui, palla al piede, voleva andare. Sei dentro un impianto completamente differente da quello in cui hai giocato negli ultimi 2 anni, Dusan. Adesso tu devi far parte del gioco organico della squadra. Non ci riesci, non sono le tue caratteristiche migliori, ci devi provare. Devi fidarti dell'allenatore, devi fidarti dei tuoi compagni. Non sei Don Chisciotte contro i mulini a vento. Non sei Cristiano Ronaldo Prime, non sei il giocatore che deve prendere palla, scartare tutti e fare gol, sei il giocatore che deve toccare anche meno palloni possibili ma farsi trovare pronto a toccare quello giusto per portarci in vantaggio. Questo devi essere, questo devi tornare ad essere, concentrarti per essere un rapace, un centravanti, attaccare la profondità, andare ad attaccare l'area di rigore, attaccare i pali, migliorare nel gioco aereo, che sono le cose che ti mancano. Dusan, dai, queste sono le cose che devi fare, se no vengono fuori delle prestazioni pessime come quella di ieri sera, pessime, dove sei stato molto molto egoista e dove secondo me dovevi essere sostituito ben prima Thiago Motta per Nico Gonzalez, ben prima. Con Manners voto 6. Ve l'ho già detto, non mi è piaciuto particolarmente quando è entrato, è stata una prestazione credo molto normale, in cui ha fatto vedere di essere un po' un leader, secondo me, perché andava a chiedere ai compagni, andava ai compagni ad aiutare, cercava di dettare i tempi, anche con Conceição parlava tanto, lo applaudiva quando faceva le giocate giuste, quindi da questo punto di vista con Manners mi è piaciuto. Sulla qualità dei palloni giocati mi è piaciuto, è mancato di incisività, ma ieri sera, ripeto, la Juventus non è stata incisiva negli ultimi metri, e questo è un dato di fatto. Conceição invece mi è piaciuto tanto, è quel classico giocatore che crea confusione lì davanti, giocatore che vedo esattamente tagliato per questo ruolo, quello di riserva che entra e fa impazzire le retroguardie, quello che per noi era Douglas Costa magari qualche anno fa. Non lo vedo come titolare, cioè non mi sembra un giocatore che può partire dal primo minuto, però è quel giocatore che quando la squadra è in difficoltà lo butti dentro, metti che loro erano abituati a marcare Nico Gonzalez o UEA su quella fascia, quindi con caratteristiche diverse, ecco che Conceição invece è un driblomane matto
e cerca di saltare anche gli steward o i raccattapalle che sono intorno allo stadio. Quindi mi è piaciuto il suo ingresso, ha dato vivacità. Poi non so quanto sia un giocatore che va a impattare davvero in zona gol, però a me non è dispiaciuto per niente. Douglas Luiz, voto 6. Quando è entrato abbiamo visto che ha aggiunto la sua qualità. Io continuo a interrogarmi sul perché questo giocatore non stia giocando titolare. Faccio un esempio. La formazione di ieri, se non si voleva mettere dentro già i nuovi arrivati perché è ancora presto, d'accordo, al fianco di Locatelli avrei visto Douglas Luiz piuttosto che Fagioli. Ieri avrei davvero visto Douglas Luiz, anche perché lui ormai è arrivato da tempo, ha fatto una parte della preparazione, è vero che ha fatto la Coppa America, però ormai deve essere entrato nei meccanismi di Thiago Motta. È strano che lui invece non sia ancora mai partito. Quindi non so cosa sta succedendo esattamente, non so se è una ragione fisica, se è una ragione tattica, se è una ragione comportamentale, non ne ho idea. Però sono molto molto stupito dal fatto che Douglas Luiz per 3 volte sia partito dalla panchina, perché tutte le volte che è entrato invece ha fatto vedere di avere quel qualcosa in più. Voto 5,5 a McKennie, non mi è piaciuto tantissimo, anzi forse un po' confusionario, non ho nemmeno capito bene la posizione di McKennie. Traduco, che cosa faceva esattamente, il trequartista dietro Vlahovic, la mezzala in un 4-3-3, a volte con Meners era molto alto, a volte McKennie era in una via di mezzo da centrocampo e tre quarti. Non l'ho visto proprio inserito bene. Poi vabbè, abbiamo fatto anche un'occasione dove McKennie aveva sentito con Seisau dietro lui, poi con Seisau non c'era. Weston è molto più abile nel gioco aereo, infatti nel gioco aereo ha aggiunto qualcosa, invece quando toccava palla con i piedi mi è sembrato tornare un po' indietro rispetto alla passata stagione dove invece era molto molto in forma. Quindi non mi è piaciuto particolarmente McKennie. Nico Gonzalez invece senza voto, è entrato gli ultimi 10 minuti per sostituire Vlahovic, ripeto, una soluzione che secondo me si poteva tentare anche prima, si poteva davvero tentare anche prima, perché Vlahovic era completamente fuori dalla partita e invece Nico è un giocatore che anche sul gioco aereo, sulle palle alte, può comunque dire qualcosa nonostante non sia una punta di ruolo, anche se la punta comunque lui la può fare a modo suo. Quindi me lo sarei rischiato qualche minuto prima, sono sincero, per vedere un po' l'impatto che poteva avere. E quindi questi, signori, erano i voti dei giocatori della Juventus che ha pareggiato con la Roma, dell'allenatore stesso, dell'allenatore appunto io ho parlato anche in questo altro video che ho caricato sul mio canale YouTube, vi invito ad andare a vedervelo, lo trovate qui sopra nelle schede. Spero che sia stato di vostro gradimento il contenuto, di aver passato insieme a voi circa 20 minuti di qualità. Nel caso vi chiedo un commento, un'iscrizione al canale e un mi piace, che sono tutti meccanismi che fanno bene, se non benissimo, a questa community della quale sono contento che facciate parte. Ciao, ci vediamo domani, dove dovremo avere anche una diretta. Ciao.